camera, il suo nome è legato soprattutto alle marce dalle proposte, quali le Cistina, ad esempio Medea e ad esempio il Capinese. A seguire ascolterete un brano Giardini Orientali del maestro leccese Luigi Quarta, attualmente docente presso il Conservatorio di Lecce, la cui attività di ricerca nell'ambito della composizione gli ha valso numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali. A voi Giardini Orientali.
Thank you.
A voi, Quinta, Melody e Oregon. Thank you.
per far riposare loro, perché soffiare è una cosa abbastanza faticosa, e l'altra, non ci siamo messi d'accordo, io di solito queste cose le dico all'inizio, per dire che stiamo assistendo ad una serata storica. Storica perché per la prima volta da un conservatorio, perché questa parola è abbastanza ambigua, conserva, museo, paralizza, ferma, siamo riusciti, perché siamo riusciti con delle sinergie, a farlo diventare quello che realmente deve essere, un centro di produzione, il motore di questa regione. I nemici quali sono? Ce ne sono tanti, la burocrazia che paralizza e terrorizza, una serie di anche difficili relazioni, perché siamo persone, non sempre le cose prendono, diciamo, il loro verso. E quindi superando tutti questi ostacoli, il direttore, i docenti che sono là, Antonio De Marco, Antonio, alzati, Antonio Di Maso, Chiaro Di Martino, Paolo Benedetto, Franco Giraldi, Paolo Sagliolenti, Angelo Parmesano, loro sono i docenti, loro ci stanno mettendo la faccia, l'anima, il fiato, e veramente sono essenziali. Questo è un laboratorio, veramente, questa è una macchina da guerra che si viene coltivata. Quindi ecco perché ho fatto questo blitz, per dirvi che stiamo assistendo veramente ad una prima storica, non sto esagerando, è la prima volta che si costituisce un'orchestra di fiati all'interno di un ex museo, adesso conservatorio, luogo di produzione. E questo lo dobbiamo anche grazie al maestro Giampaolo Chiaro. Giampaolo, tutto quello che poteva dire, ha detto della bravura e dell'entusiasmo di questi ragazzi, della passione e della professionalità dei loro docenti, dei singoli docenti di ogni strumento che vedete qui, che quotidianamente lavorano oltre la burocrazia, oltre le difficoltà logistiche e strutturali che abbiamo, la capacità del maestro D'Andra che mi segue dai tempi del Conservatorio di Monopoli, per costituire questa orchestra di fiati, adesso il conservatorio prestigioso, glorioso, Niccolò Piccini di Bari, quei docenti che hai citato tu, il maestro De Benedetto, De Marco, Di Maso, sono facili da ricordare perché sono tutti con la D all'inizio, poi c'è il maestro Giraldi, c'è il maestro Chiaruldi, c'è il maestro Palmisano, tutti quelli che stanno seguendo il maestro D'Andra. Questa tu che probabilmente avrai fornito anche materiale umano a questa formazione, che hanno creduto che la banda, l'orchestra di fiati, chiamiamola come vogliamo, ha un futuro se è affidato a questi ragazzi, alla loro volontà, al loro impegno, ai loro docenti, a persone intelligenti, capaci, appassionate come Pino Minafra, Livio Minafra, il comune di Ugo, l'amministrazione comunale, il sindaco, l'assessore De Paolo, che da anni con questo festival ci stimolano, ci spingono a riflettere su quella che è la tradizione che viene da lontano ma andrà ancora lontano se ci sono questi presupposti. Quindi
dopo tutto quello che abbiamo sentito musicalmente, io credo che lasciamo parlare ancora i ragazzi con la loro capacità, il loro entusiasmo, e avremo centrato l'obiettivo anche stasera. Grazie a tutti voi. Bisogna eliminare una serie di barriere secolari, lo dice uno che a me è stato 35 anni in quel luogo là, e devo dire la sincerità, non mi sono mai trovato bene, non lo vivo bene il conservatorio, negli ultimi anni si è un po' aperto, e veramente non stavo scherzando quando dicevo conserva, che conserva? Voglio dire, i pomodori, le lenticchie, i funghi sott'olio, è un uomo di produzione che deve certamente conservare una memoria che viene da lontano, ma proiettarsi nel presente e soprattutto nel futuro. Oggi qualcosa si comincerà a dire, per cui per stare in Europa bisogna essere così. Grazie singolarmente a tutti voi per quello che